Qualcuno di voi mi tradirà. In questa pagina di Vangelo viene annunciato il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Dal Vangelo secondo Giovanni. Mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Cos'è stato del bene fatto? Se persino Gesù viene tradito, quale speranza? Cosa significa per te essere tradito o tradire? I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Si crea una distanza, un reciproco sospetto. C'è timore e viene spinto avanti il discepolo amato. In quel discepolo ci identifichiamo. Sono forse io che tradirò? Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Giuda, prototipo del traditore, è anche ciascuno di noi. Quanta tiepidezza nella nostra fede! Siamo in apparenza tanto buoni, ma davanti alla tentazione, cosa diventiamo? Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Gesù acconsente che il male rivolga verso di lui tutta la sua violenza. Non denuncia agli altri Giuda. Sa che solo così compie la volontà di Dio Padre. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Giuda è l'unico pienamente consapevole del male che si sta scatenando su Gesù. Chissà se gli altri si sono solo giustificati. Non ho sentito, non ho capito, ho frainteso. Il male prolifica abbondantemente nel mare dell'indifferenza. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. Una notte sia esteriore che interiore. Quando diciamo sì al male, diventiamo ciechi. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. La gloria di Cristo non è quella di questo mondo, ma passa dalla croce. Non c'è glorificazione senza crocifissione. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Questo dove è la sua morte. Cristo vivrà la morte nella solitudine. Gesù compie tutto questo non per senso del dovere, ma solo per amore. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro donerà la vita, sarà martire, ma prima dovrà sperimentare la caduta e la sua redenzione. Thank you.
Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte». Quanto è fragile la nostra fede? Siamo convinti che dipenda da noi e dal nostro impegno. Ma senza Cristo la nostra fede è nulla. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica il commento e l'audio trovando il link in descrizione. A domani!